Ciao ragazzi e bentornati alla parte numero 32 di Mario Luigi Paper Jam Bros. Allora, siamo qui col castello di Peach, come vedete, bello distrutto in mille macerie, proprio ridotto malissimo. E nulla ragazzi, quest'oggi che missione abbiamo? Abbiamo la missione di tornare al Foresta Tetra per andare al Monte Brr e da lì trovare un modo per raggiungere il castello di Bowser, che sta in aria attualmente. No, tolgo... cioè no, lascio questa battaglia qua, perché come vedete è strafacile, straveloce. Guardate che veloce che è questa battaglia, ragazzi. Cioè, ho praticamente triggerato le bombe di carta, perché tipo, vabbè, sono saltato sopra una e si sono incazzate le coppie. Qui abbiamo un Paragumba, mi pare un nuovo nemico, ma questo mi sa che non lo tengo, forse, infatti salterò la battaglia. Bene, bene, bene. Ok, fatta anche questa. Allora, adesso... oh, finalmente, guardate ragazzi, possiamo andare in aree nuove. Beh, nuove. Non proprio nuovissime, però possiamo comunque recuperare un bel po' di roba adesso che abbiamo il trapano trio e l'aliante trio, che non avevamo la prima e la seconda volta che siamo ritornati qua, che siamo venuti qua, insomma. Invece la terza volta adesso ce l'abbiamo. Ok, altra battaglia con il Paragumba. Ok, Paper Mario quasi livello 30. Intanto mi sono reso conto che non ho cambiato per l'ennesima volta il mazzo. Madonna, sono un disastro a volte, ragazzi. Buona, ora l'ho cambiato, quindi si procede senza problemi, senza pensieri. Anzi no, quella era un'altra cosa. Non siamo a fare alcuna maltata. No, 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 no. Senza pensieri, la tua vita sarà un'altra cosa, decisamente, devo dire. Però vabbè, forse a volte staccare la mente in un certo senso bisognerebbe farlo, perché tipo oggi ragazzi mi scoppiava la testa, quindi forse non pensarci il moto, diciamo che non era tanto sbagliato. Per ora però dobbiamo pensare. Ok, livello 30 per Paper Mario. Ok, e nulla. Allora, che altro si deve fare in questa parte 32? Ah giusto ragazzi, dovrei forse mi sembra che dovrei anche provare lo Shuriken Trio su qualche povero malcapitato, così giusto per... no, forse tu no, sei troppo deboluccio, quindi no, 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 no. Allora, aspetta, le bombe di carta non vanno bene. Non sono un bersaglio contro cui mi piacerebbe usare le bombe di... cioè, no, 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 no. Le bombe di carta, ragazzi, sapete cosa? Contro di loro non lo uso, sto attacco qua. Cioè, creperebbero subito in poche parole, ecco. Complimenti, Giulio92, hai fatto un casino solo per dire tutto questo. Sarei fiero di te. Allora, andiamo a fare giusto questa lotta qua, che terrò, giusto perché voglio far vedere come funge lo Shuriken Trio. Anche perché sennò ragazzi il video non è troppo corto e poi mi dispiace un pochino, perché secondo me ragazzi, perché un video sia un po' interessante e movimentato, per così dire, bisogna anche che... cioè non sia troppo corto secondo me. Sì, la lunghezza secondo me ragazzi determina anche il divertimento a volte. Non sempre, ma a volte. Cioè, il più delle volte, poi, secondo me sempre. Allora, praticamente
tante coppie si allineeranno dietro a Mario e Luigi. Noi pian piano facciamo via Y per lanciarle e per infliggere danno con Paper Mario. E poi ci sarà un shuriken gigante con tutte le coppie di Paper Mario che si mettono assieme, vedete? No! E lo sbaglia. Io che lo voglio far vedere, giustamente lo devo sbagliare. Se non altro però, doppio fungo one up. No! Ma che schifo che ho fatto! Giulio, non tu, perché devi fare così schifo? Ok, ritiro quello che ho detto. Sto giro mi sarà rifatto. Vabbè, ragazzi, che dire, il tempismo mi è mancato sto giro, ma mi rifarò in futuro. Dovevate avere un fantastico semplicemente... Cioè, il fantastico si fa praticamente, ragazzi, quando sono tutte sovrapposte. Le immagini, gli sticker, insomma, dei nemici. Se questo non accade, succede come a me, che non viene fuori fantastico, ma solo benissimo. Ok ragazzi, ve lo faccio rivedere così, perché mi seccava non poterlo far vedere fatto decentemente. Oh, e finalmente vedete, trio esperto, shuriken fantastico, e niente, insomma, un bel po' di sfide esperto completate. Ecco, moneta da 100, vengo a prenderti. Vieni dallo zio Giulio 92, per favore. Aspettate, quest'oggi però... Ok. Quest'oggi la visuale sto muovendo un po' troppo, perché purtroppo non ho un qualcosa che tenga fermo il 3DS. Devo affidarmi sulla mia mano ferma. Intanto nemici sfavillanti, oh. Attenzione ragazzi, quindi sta lotta anche questa la tenga. Non ci provare nemmeno, sai. No, maledetto. Riproviamo. Ok, ole. Allora, mo, che succede? Succede che te faccio una bella bomba rapida e tu crepi. E se non basta, anche una bella carta scontro. No, non è crepato. E la madonna, quanta cazzo di vita che c'hanno sti qua. Scusa, puoi crepare giusto un attimo? No, vabbè ragazzi, questo sarà livello 40, credo. E questo? Dai, una carta scontro carina. Caccia grossa al luccichio. Una bellissima, devo dire, una bellissima sfida esperto completata. Allora, adesso però mi ha rotto le balle. Sì, vabbè, due attacchi. Ah, perché è tanto veloce, vabbè, si vede. Adesso che è così, vedete, che è stanco, non può più farci niente, non può più attaccare, quindi wow.
E quindi l'abbiamo ammazzato. Comunque sia, wow ragazzi, che bello. Ma quanto è bello è. Nella scorsa parte hai appena acquistato una carta e quindi noi ti diamo la stessa carta che hai comprato. Ma sfavillante, così sembrerà che hai buttato soldi nel cesso. Come far sentire Giorno 92 in colpa per aver preso delle carte? Scontro. E non sapeva che l'avrebbe trovate sbrilluccicose. Allora. Tuttavia ragazzi, prima di andare alla foresta tetra, io voglio prima allenarmi, se non vi dispiace. Dispiace a qualcuno? No? Bene, se allora non vi dispiace, fatemi lavorare in silenzio. Al fine di... Oh, ma ci riesco oggi? Al fine di perfezionare lo Shuriken Trio. No! Io voglio quella moneta, non me ne vado senza. Sia chiaro. Ok. Promemoria. Jolly, stati fottutamente calmo oggi perché stai muovendo troppo la console. E la visuale non viene bene, se no. Ok. Un'altra carta bellissima. Vabbè. Volevo dire tipo bellissima, ma dopo mi sono reso conto che potevo sembrare uno di quei bimbi minchia che lo dice solo per dar fastidio. Allora, tolgo questa e metto quell'altra, ovvero questa, che aumenta del 50% l'esperienza e le monete in tutti i casi dopo una battaglia. Allora, praticamente, cosa muori? Thank you. Grazie. Bene, altra lotta portata a termine. Direi che di qua però non si va assolutamente, se no alla foresta tetra non si arriva. Come potete notare ragazzi, le entrate sono state bloccate sia, no, dal lato tipo, diciamo, est che ovest delle pianure assolate. Quindi questa è una via, diciamo, obbligatoria per le nuvole. Ecco, nel caso qualcuno abbia la brillante idea di dire ma sì, passiamo come sempre dallo stesso percorso vecchio di prima, Jolly vi anticipa dicendo no, non puoi andare di là. Provaci pure, tanto non ce la puoi fare senza glitch. Ok. Strumento curativo può sempre andare bene, quindi lo accettiamo, anche se mi aspettavo qualcos'altro, ma va bene così. Dai dai dai, se possiamo sui curativi risparmiamo soldi. Ok ragazzi, scherzavo. Quando sono stanchi i paragomba di carta possono ancora attaccarvi, solo che praticamente la scorsa volta si vede che hanno esaurito i loro turni. Semplicemente. E il vostro caro Jolly si è sbagliato, va bene. Tutta iridata. E la Madonna. Addirittura iridata? Non starete esagerando? Toh. Anche a te un bel calcione, anzi un bel pestone. Ok, anche per Luigi, livello 31. Molto bene. Facciamo l'ultima lotta e poi speriamo di spawnare. Cioè, non di spawnare, scusate. Speriamo di essere capitati, insomma, nei pressi della foresta tetra. Bene, bene. Ancora avanti. Gli altri nemici mi sembra che
Ecco, ce ne sono ancora, però li voglio sconfiggere off camera. Tanto ragazzi, mi sembra che non ci sia mica differenza, no? Se lo faccio adesso oppure off camera. Per voi non cambierà nulla, giusto? Spero almeno. Se non è così, vabbè. Opa, ci anima. Lì c'è un altro? Vabbè. In questo caso, sai che ti dico? Tu sei l'ultimo. Visto che non t'ho notato, allora tu sei l'ultimo. Facciamo così, è bella finita? Bene. Un'altra lotta fatta. Raccogliamo ste monete e andiamocene. Allora. Bene, bene. Speriamo di essere... Oh, sì. Bene, siamo sulla strada giusta. Ultra sciroppi. Oh, c'è un altro paracomba? Mi costringerà, credo, a farlo fuori di nuovo. Ah, ma ce n'è ancora un altro? Vabbè, volevo solo dei fagioli io. Vabbè, volevo solo dei fagioli. Niente. Vorrei dire, ragazzi, che me li prendo, ma... al massimo termineremo con un livello 30 anche da parte di Paper Mario. Anzi, 31 credo. No, anche lui! Vabbè, sentite, oh, ragazzi. È talmente breve sto video qua, ragazzi. No, sta parte qua, sta lotta. Che praticamente non ve la taglio nemmeno, guardate. Per pochi secondi non qui... non è... Perché dico non quitto? Non taglio nemmeno. Oggi, ragazzi, i termini proprio neanche uno me ne arriva, oh. Non ci crederete, ma purtroppo è così. Intanto speriamo che mi sentirete. Forse l'audio l'avrei dovuto un po' tagliare, ma va bene così. Ok, altra battaglia. No. No, di pochissimo. Non fa livello. E la madonna, vabbè. Niente, ragazzi. Paper Mario si rifiuta di fare livello e di farmi felice. Oh, no. No, ragazzi, sapete cosa? Non ne frega niente. Adesso... cosa? Che succede? Ah no, giusto, perché Durastella deve fare il suo commento di turno, vero? Sembra più tetra di prima. You don't say? Ma cosa te lo farà mai credere? Vabbè. Cioè, forse perché è più scura di prima. Forse perché sono passati degli zubat di carta, come li chiamo io. Perché mi dimentico che il suo nome in Mario... cioè, sono degli super di carta. E non degli Zubat. Super di carta. Che poi sembra il nome di un Pokémon, ragazzi. Super. Vabbè. Cambio di piani. Faccio Paper Mario Felicio con livello 32. Ed eccolo qui, livello 31 anche per Paper Mario, altro che livello 32, mi sono confuso io, ragazzi, con il numero della parte. Niente, ragazzi, farò una pausa piccolina, intanto mi curo, e niente, la parte finisce qua, ragazzi, spero vi sia piaciuta, anche se è un po' sovrappensiero, ma l'importante è che l'abbiamo fatta. Mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. E io, come già detto, mi faccio una breve pausa e poi sono subito di ritorno a registrare la parte numero 33. Ok. Ciao ragazzi, e ci si ribecca domani o lunedì. Si vedrà.